Innanzitutto benvenuti a tutti, grazie per la vostra partecipazione. Cominciamo con i nostri nuovi webinar che faremo una volta al mese, sempre gratuiti in diretta, insomma, online. E questo è il nostro primo webinar del 2021, appunto, che è studi cognitivi, in maniera particolare il Centro per gli Disturbi di Personalità, gli studi cognitivi. Che ha sede a Modena, propone in maniera particolare stasera col dottor Ferrari, Andrea, l'uso delle sostanze come una strategia tra varie per regolare i nostri stati emotivi. E per chi non sapesse, appunto, Studi Cognitivi è una scuola di psicoterapia riconosciuta dal MIUR e ha varie sedi in Italia, tra cui appunto Modena, poi c'è Milano, San Benedetto, Bolzano, Genova. E ogni sede ha anche un centro clinico e dall'anno scorso, insomma, ogni centro clinico ha strutturato al suo interno alcune attività più specialistiche. In maniera particolare, nel centro di Modena abbiamo un centro dedicato proprio ai disturbi della personalità, all'interno del quale offriamo a persone che hanno queste problematiche un percorso intensivo di 3 mesi come primo diciamo, grosso intervento, e poi successivamente si rimodifica il progetto, che va dal lunedì al giovedì dalle 13:30 alle 18, nel quale proponiamo quelli che sono ad oggi i modelli maggiormente riconosciuti per la cura appunto dei disturbi della personalità. Quindi seguiamo il modello della Marshall-Linehan per quanto riguarda gruppi riguardanti le abilità della regolazione emotiva, appunto, nel migliorare le relazioni interpersonali, e per quanto riguarda il riuscire a gestire i comportamenti impulsivi e inefficaci. Abbiamo un gruppo dedicato alla mindfulness che viene fatto una volta alla settimana, e poi c'è un gruppo di cui un conduttore, anche il dottor Ferrari, che appunto è un gruppo sulla terapia metacognitiva e quindi sulle strategie e riconoscimento del rimuginio e della ruminazione. Ad una parte, diciamo, più passatemi il termine, un po' più teorica, in cui spieghiamo queste abilità e le problematiche, c'è una parte molto pratica a cui dedichiamo tutta una seconda parte del percorso dalle 4 alle 18. Poi c'è un percorso, un momento individuale e anche un momento solo per i familiari o per comunque le persone significative che le persone vogliono coinvolgere all'interno del percorso. E non mi dilungo ancora troppo sul nostro percorso e quindi stasera vi presentiamo un qualcosa che all'interno del nostro percorso affrontiamo. Quindi chi può avere delle problematiche di uso di sostanze e che utilizza proprio questo comportamento come regolatore dei propri stati emotivi. E quindi lascio la parola subito al dottor Ferrari e buona serata a tutti, buona attenzione. Ok, bene. Inizio dicendo che mi fa molto piacere poter parlare con voi un'oretta su sostanze e problematiche da dipendenza e addiction, perché è uno dei miei interessi professionali, me ne sono sempre occupato, ecco, da quando ho scelto questo mestiere, in modi diversi, lavorando e collaborando con centri diversi, sia da un punto di vista ambulatoriale sia intensivo. Inoltre, di questo tema se ne parla sempre pochissimo e forse anche poco, volentieri con poco interesse, nonostante sia un fattore rilevante per la salute pubblica, sia
dal punto di vista fisico sia mentale. E mi prenderò, oddio, va avanti questa slide, adesso non riesco. Ah, ok. Mi prenderò diciamo, una prima parte per ragionare con voi su che cosa sono sostanze e che cosa si intende con addiction e dipendenza, perché è coerente con il titolo di questo seminario, che è Sostanze come strategia di regolazione emotiva, e vorrei accennare in modo un po' più breve anche al trattamento, il nostro approccio in particolare, che è quello nell'ottica CBT. Cercherò di tenere un taglio per quanto possibile comprensibile a tutti. Immagino e spero anche che tra gli ascoltatori non siano presenti solo addetti ai lavori, ma anche, come dire, cittadini che desiderano informazioni in più su questo tema. Cercherò di accontentare un po' tutti per quanto possibile. Iniziando proprio da che cosa è l'addiction? E perché ho usato questo termine e non il termine dipendenza? E che cosa c'entra con le sostanze? Addiction è un termine inglese parzialmente traducibile col termine dipendenza, che è quello che nella nostra lingua siamo abituati ad impiegare anche in termine colloquiale, quando ci riferiamo a problematiche legate all'uso di alcol, sostanze o di comportamenti che diventano autorinforzanti, continuativi, compulsivi. Ci sono tanti termini per definirli. Perché addiction? Nello specifico, questo è un termine che ho tradotto io liberamente dal dizionario Cambridge. Può essere descritto come un bisogno, un forte desiderio di fare ad ottenere qualcosa o una forte propensione per qualcosa di desiderato. Quindi una definizione che pone l'accento su uno stato di bisogno o desiderio. Adesso invece leggiamo il termine dipendenza, sempre dallo stesso dizionario, che è definibile come uno stato di necessità verso qualcosa o qualcuno al fine di poter continuare ad esistere o a funzionare. Mi sembra abbastanza evidente che i due termini non sono esattamente la stessa cosa. Ci sono differenze che saltano all'occhio subito. Cioè, dipendenza implica uno stato di necessità. La definizione è molto chiara. Se non ho questo qualcosa o qualcuno, non posso esistere o funzionare. Addiction è qualcosa di diverso. Qui l'accento è su bisogno o desiderio. E quindi questo ci porta anche verso una dimensione più psicologica del fenomeno, mentre il concetto di dipendenza è molto più legato a un fattore che ci porta verso una dimensione più fisica, organica del fenomeno, trascurando quest'altra componente. Noi in genere nella letteratura internazionale il termine di riferimento è questo, addiction, proprio per porre l'accento su un qualcosa nella sua componente psicologica, perché ci può essere addiction senza dipendenza, ad esempio,
come potrebbe esserci dipendenza senza addiction? Esempi. O meglio, li rimandiamo dopo, gli esempi. Quando spiegherò, dirò anche due cenni su, sulle sostanze, in particolare forse questa distinzione verrà un po' più chiara. Parliamo anche di qualche dato, le dipendenze, o meglio, i disturbi d'addiction sono tra i problemi di salute mentale più comuni o diffusi, se non i più diffusi in assoluto, a seconda delle stime e delle tipologie di disturbi analizzati. Vediamo ad esempio nella popolazione statunitense che fino all'8% della popolazione si è affetto da un disturbo da uso di alcol o dal 2-3% di sostanze, quindi parliamo di percentuali che superano una persona su 10, e questo penso che dia una cifra sulla diffusione di questo tipo di disturbi. Così come dati sulla popolazione europea, ad esempio sull'alcol, evidenziano un consumo potenzialmente problematico fino al 18,4% della popolazione, con alcune variazioni tra gli stati analizzati, mentre il 15% fuma abitualmente tabacco. L'American Board of Addiction Medicine, che è uno degli istituti, come dire, più autorevoli in quest'area, parla di causa di costi incredibilmente elevati, sia da un punto di vista finanziario, sia dal punto di vista per la salute, negli individui affetti e nella società complessiva. Adesso siamo, anzi, questo lo riprendo dopo. Detto questo, che cosa sono le sostanze? Intanto mi riferirò anche per semplificare in questo incontro, parlerò soprattutto di sostanze, tralasciando il fatto che esistano anche dipendenze senza sostanza. Poi brevemente vedremo quali punti in comune ci sono, ma intanto per avere un'idea un po' più chiara. Che cosa intendiamo per droga? Cioè una sostanza che causa una modificazione nella fisiologia o nella psicologia dell'individuo a seguito del suo consumo. Quindi abbiamo un effetto psicoattivo. Viene alterata la percezione, l'umore, lo stato di coscienza, il pensiero e i comportamenti. Questo per differenti finalità, mediche, recreative, anche religiose. Molte sostanze, mi viene in particolare in mente alcune nella categoria degli allucinogeni, sono tutt'oggi associate a pratiche divinatorie o religiose. Possono portare allo sviluppo di tolleranza, che significa ad un bisogno di dover incrementare le dosi per mantenere lo stesso effetto psicoattivo, o possono portare allo sviluppo di dipendenza. Infine, ci può essere un'ultima distinzione, sembra quasi banale, ma non lo è, tra legali o illegali. Non è banale perché se guardiamo queste tabelle che sono derivate da due studi molto importanti pubblicati sull'Lancet, che è una rivista molto autorevole, riguardo alla percezione di pericolosità di ciascuna sostanza,
qualcuno potrebbe trovare dei dati sorprendenti, quantomeno fanno riflettere. Qui, ad esempio, vediamo che sono presenti due sostanze legali e enormemente diffuse. Lo studio a sinistra evidenzia le tre più comuni droghe sociali. Adesso c'è la marijuana, che è chiaramente illegale, ma è enormemente diffusa, e alcol e tabacco. E qui vediamo una stima basata su due assi tra capacità di instillare dipendenza e dannosità dal punto di vista fisico. E vediamo al primo posto, sembra quasi ovvio, l'eroina o comunque sostanze della categoria degli oppiacei, a poco più sotto la cocaina, metadone di strada, barbiturici, ok, ma ad un dato piuttosto alto troviamo tabacco e alcol, che sono sostanze legali enormemente diffuse. E se volessimo fare una distinzione tra la dannosità nell'acuto, cioè da un impiego, diciamo, nel breve termine, e da un impiego cronico, vediamo che questi dati diventano enormemente più alti, da 0,9 nel tabacco fino a 2,9, che è il massimo della scala nella dannosità. E idem nell'alcol, molto molto alto. E anche nella marijuana. Quindi il fatto che una sostanza sia legale o illegale chiaramente è associata a determinate problematiche che possono andare anche oltre aspetti legati alla salute, ma anche su problemi di giustizia, problemi sociali o di altro tipo legati alla criminalità. Ma non si può di per sé dire che ciò che è illegale, da un punto di vista del costo sanitario e sociale complessivo, sia necessariamente più dannoso. Anzi, questi dati ci dicono che forse è il contrario. Queste sostanze che ho presentato in quelli cadagrafici di prima possono essere suddivise grossolanamente in tre categorie, con alcuni punti di sovrapposizione. Abbiamo sostanze depressori del sistema nervoso centrale, quali sono ad esempio alcol, barbiturici, benzodiazepine, oppiacei, cannabis, eccetera, stimolanti e allucinogeni. I primi hanno un effetto, possono avere un effetto euforizzante, più o meno intenso, ma l'effetto principale è principalmente sedativo, in funzione della dose e della tolleranza acquisita. Mentre gli stimolanti hanno l'effetto opposto, cioè un effetto di incrementare la reattività, l'attività finalizzata, un senso di poter fare le cose, eccetera, eccetera. E in ultimo abbiamo gli allucinogeni che hanno principalmente una funzione di alterazione dello stato di coscienza, per cui portano a percepire la realtà in modo diverso, fino a fenomeni francamente allucinatori. Ci sono dei punti, o ci possono essere dei punti di sovrapposizione tra queste sostanze, sono categorie, tra virgolette, grossolane.
ma perché ad esempio la cannabis può sovrapporsi in parte alla categoria degli allucinogeni a seconda della quantità o della tipologia di sostanza impiegata. Sappiamo che non esiste un solo tipo di cannabis sul mercato. Oppure l'alcol, che ad esempio è il coltellino svizzero di tutte le sostanze, perché a seconda dell'effetto desiderato, chi utilizza alcol in modo disfunzionale può avere delle modalità molto diverse. L'alcol viene, ad esempio, utilizzato molto frequentemente nelle persone che abusano di cocaina allo scopo di modulare, prolungare gli effetti. È la sostanza che presenta il conto più alto dal punto di vista dei costi umani e sociali, nonostante appunto il fatto che sia legale, culturalmente accettato, parte delle nostre abitudini, possa portare a sottovalutare questi aspetti che è bene tenere sempre in considerazione. Ecco. Brevemente, queste sostanze cominciano a dirci qualcosa anche sul titolo di questo seminario, no? La regolazione emotiva. Che c'entra? Come abbiamo detto prima, queste sostanze hanno un effetto psicoattivo, che significa che regolano umore, stato d'animo, percezione. Ciascuna di queste sostanze ha un impatto importante sul nostro stato d'animo. E la scelta di ciascuna di queste sostanze può essere legata anche a fattori specificatamente individuali, quali la personalità, preferenze e quindi anche agli scopi che portano una persona a ricercare un certo stato di attivazione emotiva piuttosto che un altro. Altra cosa, non mi soffermerò su i fattori organici, biologici che riguardano l'uso e la dipendenza di sostanze, perché non ne ho le competenze e non ci interessa approfondirlo in questa sede, ma ci basti sapere che le sostanze hanno caratteristiche autorinforzanti perché agiscono a livello cerebrale sui meccanismi della gratificazione e non solo, anche in quelli dell'apprendimento. Quindi questo fa sì che l'uso di queste sostanze producendo conseguenze piacevoli nella situazione che mi ha portato ad impiegarle, favoriscano anche un apprendimento, per cui sarò più portato a riutilizzarle in situazioni analoghe. Brevemente, abbiamo parlato, o meglio, non abbiamo ancora parlato del fatto che, ok, però non tutte, usare sostanze non significa di per sé avere un problema. È un comportamento estremamente comune. Una buona parte della popolazione usa sostanze in modo ricreativo nel corso della vita, tuttavia una minoranza pur significativa può andare incontro a cronicizzazione e a sviluppare
conseguenze importanti dal punto di vista del funzionamento, della salute, eccetera. Senza tralasciare il fatto che anche l'uso ricreativo non è scevro da rischi o da costi sulla salute generale. Detto questo, per le persone che sviluppano un disturbo da addiction, una dipendenza, come diciamo nel termine colloquiale, spesso le modalità di trattamento e di comprensione del disturbo hanno sempre oscillato lungo queste due polarità. Un approccio moralistico e un approccio medico. L'approccio moralistico, lungi a morire, anzi, direi tuttora ampiamente presente, delinea fondamentalmente l'idea che la persona affetta da la persona che è dipendente da alcol o da sostanze è fondamentalmente una persona moralmente sbagliata, e se è ammessa una cura, deve essere fortemente connotata da un punto di vista rieducativo, fino all'impiego di metodologie coercitive a diversi livelli. Adesso, questo tema è tornato un po' più di attualità perché ha visto la serie di Netflix dedicata a una comunità terapeutica molto famosa in Italia, che senza entrare nel merito, cioè, delinea chiaramente che fino almeno agli anni 70-80 del secolo scorso, l'approccio dominante era fondamentalmente questo, dipendenze come un problema di ordine morale, per cui la persona dipendente doveva essere punita e rieducata. Il fatto che sia sorto l'approccio medico è riuscito parzialmente a superare il limite moralistico dell'approccio precedente. Cioè, fondamentalmente l'idea qui di fondo è che la persona dipendente sia una persona malata, affetta da un problema di natura cerebrale. Se guardate le definizioni poste da importanti associazioni internazionali che si occupano di addiction, veicolano questo principio, addiction come brain disease, cioè come malattia del cervello. Questo ha posto il vantaggio di uscire da questa ottica moralizzante, punitiva, restituendo una umanità nella cura. Se è un problema medico, intanto quantomeno incurabile, le cure possono essere più dignitose dell'umanità, diciamo, della natura umana. Ma anche questo però non è scevro da limiti. Intanto, su questo non mi dilungo, ma il concetto di brain disease oggi è molto messo in discussione, perché per gli stessi motivi di cui vi accennavo all'inizio, cioè, sebbene questi, i disturbi d'addiction siano enormemente diffusi, è anche vero che sono quelli con il più alto tasso di remissione spontanea in tutta la psichiatria, per vari motivi. E quindi questo già di per sé mette a prova, in un certo senso, la validità dell'affermazione della brain disease. Soffermiamoci un attimo su un approccio più integrato, biopsicosociale, che può vedere l'addiction come un disturbo cronico caratterizzato dall'interazione tra diversi fattori che comunque ci sono da un punto di vista biologico, ad esempio,
psicologici e sociali che influenzano l'esordio e il mantenimento. Circa la metà del rischio di sviluppare addiction è genetico. La genetica impatta sul grado in cui percepiamo la gratificazione e sulla modalità con cui il corpo reagisce. Tuttavia, l'incremento del desiderio può essere influenzato da fattori psicologici, come la personalità, quindi il modo in cui orientiamo le nostre decisioni e le scelte, il fatto di avere avuto esperienze di vita fortemente negative, avverse o francamente traumatiche, sociali, con le caratteristiche del contesto di vita. Sappiamo benissimo che nelle grandi città crescere in certi quartieri fa la differenza. Anche dal punto di vista del rischio di sviluppare disturbi di questo tipo o del fatto che le sostanze siano più o meno accessibili per una determinata popolazione. In un contesto di vita. Ecco. Ultima cosa, sì, reminder, cioè il fatto che le conseguenze possano essere differenti non significa che esistano sostanze innocue, mentre solo alcune siano pericolose. Ok. Detto questo, andiamo a entrare più nello specifico dei trattamenti e in particolare dei trattamenti psicosociali che sono quelli che ci interessano a noi. In particolare l'approccio cognitivo-comportamentale che è quello che ci collega all'uso di sostanze come regolazione emotiva. La CBT è un orientamento specifico della psicoterapia ed è il modello più studiato e sottoposto ad analisi di efficacia, un intervento evidence-based. È stato messo alla prova per diversi disturbi di salute mentale, tra cui anche le dipendenze, e parte dall'assunto che la sofferenza psicologica è prima di tutto sofferenza emotiva. E la sofferenza emotiva è generata da una complessa relazione di pensieri, emozioni e comportamenti. Gli eventi influenzano le nostre emozioni, ma i pensieri e i comportamenti determinano intensità e durata. Se noi dovessimo rappresentare il modello cognitivo-comportamentale con un grafico, perdonatemi per la slide in inglese, ma è molto evidente che non è la situazione che è collegata direttamente alle emozioni. Questo che cosa significa? Che non è cosa mi sta capitando in termini di evento, occasione di vita che genera sofferenza e malessere, ma è l'interazione tra i pensieri, le valutazioni, il modo in cui mi rappresento questa sofferenza e il comportamento che attuo, che determina l'emozione finale. Ed è qui che entrano in gioco le sostanze, perché in questo modello nella parte relativa al comportamento, quello che faccio per gestire il mio malessere influenza il risultato finale. Se, ad esempio, provo ansia nelle situazioni sociali, perché il primo pensiero che mi passa per la mente è il fatto che sono convinto di fare brutta figura, che non piacerò a nessuno, che potrei balbettare o dire qualcosa di inappropriato.
la situazione mediata da questo pensiero mi manda in ansia. Potrei imparare che l'alcol è un ottimo ansiolitico, ad esempio. E mi permette di andare in una situazione sociale senza preoccuparmi di come apparirò agli altri, e potrei e potrebbe andare bene, potrei superare la situazione sociale temuta, e questa sarebbe la cosa peggiore che potrebbe capitare a una persona con una difficoltà legata all'ansia sociale, perché questo che cosa porterebbe? A rinforzare l'uso di alcol con buona probabilità, perché se mi ha permesso di superare questa situazione senza ansia, sarà molto più probabile che in una situazione analoga tornerò ad utilizzarlo. E questo è il motivo per cui regolazione delle emozioni e sostanze intersecano. Questo era un esempio con l'alcol, ma ce ne potrebbero essere con qualunque sostanza. Se ad esempio in modo analogo potremmo avere contemplato la cocaina o una sostanza stimolante in una situazione simile, oppure in una situazione dove abbiamo un'emozione diversa dall'ansia, potrebbero entrare in gioco sostanze diverse. Mi viene più facile descrivere questo pensando a miei pazienti, ad esempio, che poi una grossa parte del lavoro è stata di aiutare nel riconoscimento degli stati emotivi che predisponevano all'uso di una certa sostanza. Perché il guaio, come facevo l'esempio con l'alcol di prima, oltre al fatto che può diventare una dipendenza, un comportamento autorinforzante, eccetera, eccetera, è che porta anche a una riduzione della consapevolezza. Lo faccio, ma non so quello che faccio, non so più perché lo faccio. E ho in mente alcune persone, ad esempio poliabusatori, persone che hanno usato sostanze diverse in fasi diverse della loro vita, o anche nello stesso momento, una grossa parte del lavoro è stata di aiutare a recuperare la consapevolezza di che cosa mi sento che mi porta a desiderare una certa sostanza. E ad esempio avevamo scoperto, tra virgolette, perché sembra una scoperta dell'acqua calda, ma non lo è, che quando lo stato d'animo doloroso aveva a che fare con una tristezza da delusione amorosa, da progetto andato male, da eventi negativi, ricompariva improvvisamente un forte desiderio di usare eroina o alcol. Quando invece, ad esempio, la stessa persona mi raccontava che il giorno stesso che ci eravamo visti aveva appena avuto un'ottima notizia da un punto di vista lavorativo, aveva appena avuto una promozione, una cosa del genere, e si era sentito bene, improvvisamente felice,
a distanza di un attimo era comparso un desiderio di usare cocaina. Ma questo perché? Perché l'uso di cocaina si era condizionato per il motivo che vi dicevo prima, sul fatto che l'uso di sostanze associato a eventi e a stimoli che non sono necessariamente esterni, ma anche interni, crea un apprendimento che crea le sensazioni di craving, che sono il modo in termine tecnico in cui definiamo il desiderio per usare una sostanza. Questa persona aveva imparato ad usare cocaina inizialmente con una modalità ricreativa, in momenti di festa, di allegria, associati a stati d'animo positivi per prolungare quella sensazione pregnante, gratificante. Quindi un cambiamento nello stato emotivo interno, in senso positivo, pure in senso positivo, è stato subito associato al desiderio di usare cocaina. Chiaro che riconoscere, avere la capacità di riconoscere questo passaggio, l'influenza degli stimoli sia ambientali sia interni, è fondamentale per poter uscire da una dipendenza da sostanze, perché nel momento in cui la persona è dipendente, spesso non è quasi più consapevole di che cosa porta a provare desiderio. Quindi il modello cognitivo comportamentale per noi è fondamentale nello svolgere questa parte di lavoro sul riconoscimento degli stimoli, delle situazioni sia esterne sia in termini di variazioni dello stato emotivo che sono associate al desiderio di usare sostanze. Faccio un passo indietro per brevemente. Chiaramente per il trattamento delle dipendenze non è solo terapia cognitivo-comportamentale, anzi sono problematiche complesse che possono richiedere, anzi, per cui è meglio prevedere un trattamento multidisciplinare che coinvolga anche altre professionalità, quali dal medico psichiatra all'assistente sociale ad altre tipologie di intervento a seconda dell'esigenza e del livello di sofferenza e di compromissione che una dipendenza prolungata ha generato, così come a seconda della gravità della sintomatologia presente, anche il trattamento ambulatoriale potrebbe non essere il più indicato. Tra gli interventi psicosociali, alcuni hanno dimostrato prove di efficacia, quindi che significa che sono stati esaminati allo stesso modo dei trial farmacologici, cioè delle prove che si svolgono sui farmaci, e sono state raccolte delle evidenze che ci permettono di dire che approcci basati su prevenzione della ricaduta, colloquio motivazionale, la gestione delle coincidenze, la terapia cognitivo-comportamentale o la terapia dialettico-comportamentale
sui pazienti affetti da disturbo borderline presentano buone prove di efficacia. Sono sicuramente interventi che possono portare a un miglioramento della qualità di vita, nella riduzione della sintomatologia presente. È bene ricordare che in certi tipi di dipendenza e comunque un'associazione con una terapia farmacologica, sostitutiva o no, è associata a risultati migliori, che anche da fattori come la durata del trattamento sono correlati all'efficacia, quindi questo è un dato che sottolinea fattore motivazionale: quanto più la persona resta in trattamento, quanto più il risultato è buono. È anche bene ricordare che, nonostante i dati di efficacia siano incoraggianti, rimangono ampi margini di miglioramento. Per alcune tipologie di dipendenze, l'intervento psicologico è predominante. Questo è il caso, delle dipendenze senza sostanze, quali possono essere il gioco d'azzardo, ad esempio, che è una dipendenza, un tipo di dipendenza diffusissima, specialmente in Italia, con dei costi sociali impressionanti. E sebbene non abbiano ancora, diciamo, uno status ufficiale, in termini di riconoscimento, si ipotizza che siano presenti anche altri tipi di dipendenza comportamentale o comunque di difficoltà nel controllo di comportamenti quali shopping, pornografia o comportamenti di altro tipo. Per questo tipo di problematiche il trattamento psicologico è il trattamento di elezione e in una certa misura anche per il trattamento dei disturbi da uso di cocaina. Ho introdotto brevemente l'approccio cognitivo-comportamentale, che è un tipo di terapia in cui è fondamentale una concettualizzazione individualizzata, quindi vuol dire che per ogni persona è bene comprendere le peculiarità del funzionamento, per cui una certa sostanza piuttosto che un'altra è diventata parte del funzionamento, una strategia per regolare qualcosa. In questo tipo di terapia il paziente è incoraggiato a collaborare attivamente e lo scopo è quello, come dicevo prima, di imparare progressivamente a identificare pensieri ed emozioni, che cosa mi passa per la testa in quel momento, e allo stesso tempo venendo stimolato a formulare pensieri, credenze alternative. Perché se ad esempio ho delle idee giustificatorie o autoassolutorie, no? Per cui tornando nell'esempio della situazione sociale di prima, in fondo è solo un goccetto, oppure bere alcol è necessario per farmi riuscire a stare in quella situazione, è chiaro che sarò portato a mantenere questo comportamento, nonostante nel tempo potrebbe portarmi dei costi molto, molto pesanti. Quindi, secondo la terapia cognitivo-comportamentale, l'uso di sostanze si configura come una strategia di coping maladattiva, cioè una modalità di regolare almeno inizialmente, volontariamente, i miei stati emotivi, interagendo con
aspettative o credenze riguardanti il consumo di sostanze, credenze che possono essere appunto anche fortemente disfunzionali o svincolate dalla realtà. Ad esempio, molte persone che usano cocaina mantengono per molto tempo l'idea che sia funzionale a una maggior durata dei rapporti sessuali o comunque nel prolungare l'eccitazione o nel migliorare l'efficacia dei rapporti quando il dato di realtà è esattamente il contrario, perché mantiene uno stato di sì, di eccitazione da un punto di vista emotivo e psicologico, ma questo non significa che favorisca l'atto, anzi, in genere lo ostacola. Ma possono essere credenze molto dure a morire. In più, l'effetto immediatamente rinforzante interagisce con gli stili di coping e le credenze maladattive, continuando a mantenere l'uso di sostanze. Il problema delle sostanze è che si autorinforzano. Cioè, se in quella situazione che l'ho utilizzata, comunque mi sono sentito meglio rispetto a prima, stavo malissimo perché la mia ragazza mi ha lasciato, e uso alcol o peggio, o uso eroina, beh, potrei non sentire più niente, o potrei sentirmi improvvisamente bene. E questa è chiaramente una cosa pericolosissima, perché se mantengo l'idea che non sia tollerabile sentire quel dolore, che devo togliermi il più velocemente possibile, e scopro che usare una certa sostanza mi fa stare bene, ho gli ingredienti perfetti per avviare una dipendenza. Un'altra. Chiedo scusa, mi sentite? Non mi dilungo, il trattamento è composto da principi e tecniche cognitive e comportamentali, tra cui queste. Inizialmente importantissimo l'ambivalenza e la motivazione. Le persone che richiedono aiuto per la dipendenza sono quasi sempre divise tra buoni motivi per persistere e buoni motivi per smettere. Ed è importante mantenere la barra su quelli che portano a un desiderio di smettere o di migliorare la qualità della vita. Senza la dipendenza. Ogni trattamento parte da questo, il dialogo socratico, quindi cioè, una esplorazione dei propri pensieri, regole che mantengono la dipendenza attiva, l'automonitoraggio, l'imparare a riconoscere i propri segnali di allarme. La dipendenza si associa con il tempo sia a certe situazioni ambientali, fisiche, sia a variazioni degli stati emotivi. Per cui il craving, che è la sensazione di desiderio, di fame verso la sostanza, che può essere percepita come fortemente sgradevole o incontrollabile, è uno stato da imparare a riconoscere nei termini di che cos'è che me lo attiva e padroneggiare. Sentire craving non significa che per forza finirò ad utilizzare questa sostanza, perché molto spesso non è stato così. È una sensazione forte, sgradevole, ma
che si può iniziare a padroneggiare con tecniche di fissazione, ad esempio, quindi cercando di spostare l'attenzione da quegli stati d'animo o da interventi più innovativi come la mindfulness, ad esempio, in cui si può entrare in contatto con anche gli stati emotivi più sgradevoli, imparando a non restarne coinvolti. Abbiamo poi tecniche comportamentali, monitoraggio dell'attività, tecniche di rilassamento, role play, imparare a togliersi dai casini. Per alcune persone è importante anche imparare a rifiutare certe offerte o evitare di trovarsi in situazioni dove l'uso di sostanze può diventare più probabile. Training di assertività. In ultimo, vi do un qualche cenno sulla terapia dialettico-comportamentale, che è l'approccio che ci guida come equipe del nostro centro. E è particolarmente interessante perché c'è una forte comorbidità, cioè c'è una forte correlazione tra disturbo borderline di personalità e uso di sostanze. In questi pazienti risulta essere al secondo posto tale comorbidità, preceduta solo dai disturbi dell'umore, in percentuali che vanno dal 21 al 67%, quindi sono dati molto, molto alti. E queste persone affette da questo tipo di disturbi di personalità potrebbero essere più a rischio rispetto ad altre tipologie per il fatto di avere problematiche di disregolazione emotiva, cioè problematiche peculiari nella regolazione degli stati emotivi, per cui ogni stato emotivo percepito come doloroso o sgradevole potrebbero tendere a modificarlo con l'assunzione di sostanze. Altro aspetto interessante rispetto ai modelli di trattamento di cui vi accennavo all'inizio, il modello biosociale della Linehan è sicuramente più comprensivo rispetto all'approccio medico, all'approccio moralistico, perché contempla sia posizioni biologiche sia fattori ambientali o psicologici. Per cui l'alterazione principale in questi pazienti è un'alterazione nei sistemi di regolazione degli stati emotivi, per cui si ha un'elevata sensibilità emotiva, quindi le emozioni vengono percepite con facilità, e chiaramente parliamo di emozioni spiacevoli o dolorose, sono difficili da regolare, c'è un lento ritorno alla baseline, quindi una volta attivato lo stato emotivo intenso è difficile ritornare ad un livello di base. E questo ci porta a un aspetto cardine nel trattamento dialettico comportamentale, ma non solo, per persone che hanno questo tipo di problematiche, cioè di incrementare le capacità di regolazione emotiva, che partono intanto dalla consapevolezza, comprendere che cosa mi sta succedendo in quel momento. Spesso le persone con problematiche di dipendenza perdono questa consapevolezza, non si sanno spiegare
i motivi per cui a un certo punto hanno sentito il desiderio di usare una sostanza piuttosto che un altro, sapendo accettare, quindi stare a contatto anche con gli stati emotivi più dolorosi, imparando a distinguere tra cosa posso modificare nella realtà e cosa mi trovo costretto a fare i conti, tollerando lo stato d'animo che provo, ha una migliore capacità di controllare le emozioni negative, agire in base ai propri obiettivi e utilizzando strategie di regolazione più flessibili, che non contemplino solo l'uso di sostanze. Disregolazione e vulnerabilità spiegano le principali caratteristiche del disturbo borderline, cioè il fatto che vi sia una instabilità, sia nell'assetto cognitivo, quindi nel modo di pensare a sé e al mondo, da un punto di vista comportamentale, che si traduce in impulsività, nell'immagine di sé, nella relazione con gli altri. La finalità ultima è quella di migliorare la qualità della vita, una volta preso a regolare e a tollerare stati emotivi piacevoli. Ultimi cenni sulla terapia dialettico-comportamentale, è una coterapia, quindi sono previsti un terapeuta individuale in affiancamento a un percorso di training di abilità di gruppo condotto da due terapeuti, prevede sia componenti in ottica cognitivo-comportamentale, sia degli aspetti distintivi e innovativi, come l'attenzione alle abilità di mindfulness, alla validazione degli stati emotivi, ai fattori che migliorano la ritenzione del trattamento, quindi che ostacolano l'aderenza alla terapia. E l'enfasi agli aspetti dialettici, come da nome. Cioè, in fondo il cambiamento è l'esito di un difficile gioco in cui bilanciare cambiamento e accettazione. In conclusione, sperando di non essermi dilungato troppo, l'uso di sostanze ha quindi un impatto immediato sullo stato emotivo potente, costituendo una strategia di regolazione emotiva potenzialmente dannosa qualora divenga rigida e inflessibile. Migliorare le capacità di riconoscere e padroneggiare gli stati emotivi, imparando a gestire e tollerare le crisi, è fondamentale a ridurre la tendenza ad assumere sostanze. I problemi di addiction sono enormemente diffusi a causa di profondi costi sociali, ma ricordiamoci anche che sono trattabili e che è bene averne la possibilità di discuterne, e di impegnarsi anche per migliorare la qualità dei trattamenti, che allo stato attuale si sa che hanno prove di efficacia convincenti, rimangono dei margini per migliorare. Direi che possiamo lasciare spazio a domande? Ok, grazie Andrea. Allora, ci sono delle domande. Prima c'era una domanda che diceva che una persona che fuma cannabis per rilassarsi perché è troppo stressato chiede se si può, se si parla di dipendenza. Beh, io a questa persona chiederei se conosce anche altre modalità per rilassarsi che non siano l'uso di cannabis. Perché probabilmente sta dicendo che in questo caso è una strategia di regolazione emotiva. Che succede se non uso la cannabis? Perché non riesco a rilassarmi? In che stati d'animo provo?
sono tutti esempi di possibili domande che mi verrebbe da fare a una persona che mi presenti questo quesito. Ecco, potrebbe essere sì, una strategia di regolazione emotiva disfunzionale, indipendentemente dal fatto che sia tecnicamente una dipendenza o un disturbo d'addiction. Sicuramente non è salutare fumare cannabis tutte le sere per riuscire a dormire. Altre domande? Come, intanto mi collego insomma a quello che diceva il dottor Ferrare, che appunto all'interno del nostro centro, dove appunto, come illustrava Andrea, effettuiamo appunto il modello, seguiamo il modello della dialettica comportamentale, appunto, dedichiamo, no, l'attenzione a questo tipo di comportamento, proprio collegato proprio all'aspetto centrale delle problematiche, alla dimensione delle problematiche dei disturbi di personalità, che è proprio la difficoltà nella disregolazione emotiva, nel regolare le emozioni, e che le strategie che attuano sono tutte molto incentrate sull'esterno, quindi per una difficoltà proprio a tollerare, a sopportare i propri stati emotivi. Quindi un po' uno degli obiettivi che abbiamo all'interno del nostro centro è proprio insegnare al paziente di imparare a tollerare i propri stati emotivi più difficili, più faticosi, e ampliare il loro campo proprio di possibilità di altre strategie più incentrate sulle loro capacità. Quindi validare anche in realtà le loro potenzialità, che faticosamente riescono ad individuare al momento. C'è una domanda, la dimensione familiare rientra, se sì, in che modo? Beh, rientrando, può rientrare in diversi modi. Se noi prendiamo come riferimento appunto un modello biopsicosociale, ci può essere una dimensione temperamentale, perché ad esempio è, direi, dato epidemiologico e statistico che c'è una ricorrenza nei disturbi da uso di alcol nelle famiglie e che per un paziente alcol dipendente che arriva in consultazione, da un'anamnesi familiare non è insolito trovare che dello stesso problema fosse affetto un genitore o un parente di primo grado. Poi questo ci può portare sia a considerare l'ipotesi biologica sia quella ambientale, in realtà allo stesso modo, perché come facciamo a pesare il ruolo tanto dei geni quanto del fatto di essere cresciuti in un ambiente in cui l'uso di alcol può essere incoraggiato o dove comunque ho potuto osservare l'aspetto strategico di questo. Nella regolazione di stati d'animo piuttosto che di dinamiche familiari, il fatto che ci siano delle credenze, degli stili familiari rispetto all'alcol, il fatto che ci sia, come dire, una sottovalutazione dei rischi o una legittimazione perché per la cena, perché cosa vuoi, sono un bicchiere. Cioè, adesso sto facendo esempi un po' su tutti i livelli, ma il fattore familiare può avere un peso, sì. Non ultimo, uno dei fattori, mi sembra di averlo detto, più
che più correlano non solo con lo sviluppo in età adulta di un disturbo dell'uso di sostanze, ma direi con tutta la psicopatologia in generale, è il fatto di aver avuto esperienze familiari avverse, quindi presenza di conflittualità, presenza di genitori, aver avuto un genitore con un problema di alcol o di sostanze, sono tra i principali fattori di rischio. Per tutti i disturbi di salute mentale, direi nessuno escluso. Ok, altre curiosità. Oddio, l'uso delle sostanze psicodeliche per curare alcuni disturbi mentali. Cosa ne pensi? Ti chiedo. Io non ne so nulla, quindi per me non mi occupo di psicofarmacologia. È una Alziamo mia le mani, non stiamo personalissima a opinione, ma mia personalissima opinione, non credo sia una buona idea usare sostanze di abuso, potenzialmente di abuso a scopo terapeutico. In genere non hanno portato a niente di buono, ma su questo proprio non saprei. In realtà so che l'LSD già negli anni 60 era impiegato su ricerche sulla depressione o per altre problematiche. Mi sembra che ogni tanto si torna a parlare dell'uso di queste sostanze. Non mi sembra che abbiano portato a granché di concreto, ecco. Si sa che adesso proprio sugli psichedelici, che in realtà la pericolosità potrebbe essere molto più bassa rispetto a sostanze stimolanti o di altro tipo. Non dimentichiamoci che tra alcune possibili problematiche di dipendenza sono tra farmaci approvati, comunemente diffusi. Ci sono tantissime persone tossicodipendenti che abusano, ad esempio, di benzodiazepine, perché sono facilmente reperibili sul mercato, diciamo, più o meno legale o anche sul mercato nero, e presentano effetti simili a quelli degli oppiacei, ad esempio, per persone che partono da una dipendenza da eroina. E al di là di queste situazioni, comunque, anche di farmaci di questo tipo c'è una grossa tendenza all'abuso. Poi ti chiedono come risponderesti a una delle credenze, secondo me, più diffuse per l'abuso di alcol, appunto, che non sono dipendente, smetto quando voglio. Beh, viene da dire che c'è poco da rispondere a una domanda di questo tipo. Dipende, mi verrebbe da dire, dipende da chi me la pone. Se fosse una persona che mi arriva in ambulatorio, una risposta provocatoria potrebbe essere: va bene, dimostramelo. Ci rivediamo, se è così, perché non ci rivediamo tra un mese? E vediamo che succede. Ma voglio dire, non è che dall'altra parte io non ho detto che ciascuna assunzione sia di per sé l'inizio di una dipendenza. Come ho detto, anche nel caso si instauri una dipendenza, addirittura i tassi di guarigione spontanea, perdonatemi il termine, sono comunque elevatissimi rispetto ad altri tipi di disturbi mentali. Quindi le traiettorie individuali nello sviluppo di dipendenza possono essere le più varie. Certo, non ogni utilizzo sicuramente non è l'inizio di una dipendenza. Non sottovalutiamolo. Io sono
tuttora sorpreso di quante persone non hanno la minima consapevolezza del fatto che l'alcol sia una droga, giusto per dirne uno. Ok, diciamo che no, ne vedo un altro. Ah, quali strategie comportamentali possono essere insegnate per affrontare la cosa che di difficoltà, se due rituali di gruppo di uso di sostanze? Beh, a me verrebbe da dire, se l'uso di sostanze è connesso ad un rituale di gruppo, e quindi in quella specifica cultura di gruppo l'uso di sostanze è un qualcosa di obbligatorio o comunque di definitivo dell'identità di quel gruppo, probabilmente una persona che ha una dipendenza farebbe bene a tenersene alla larga, almeno per almeno per un po'. Questo è un aspetto molto problematico per le persone più giovani. Un altro dato su cui direi c'è una buona letteratura è quanto più è precoce l'instaurarsi di una dipendenza, quanto peggiore sarà l'outcome la prognosi, quanto più probabile che sarà grave, cronica e difficile da interrompere. Questo perché soprattutto poi verso sostanze, perdonate il termine, più pesanti, come gli oppiacei, iniziarli molto precocemente si lega a una definizione identitaria di sé. Cioè, l'adolescente che inizia ad usare sostanze quotidianamente, ci costruisce un pezzo di identità sopra. Cioè, io sono quella persona lì, che faccio parte di quel gruppo lì, che siamo accomunati da questo tipo di abitudine o di comportamento. E questo può complicare molto le cose, perché poi appunto ragazzini, perché anche a 20, 22, 24 anni siamo ancora ragazzini che hanno vissuto in questo tipo di cultura delle sostanze, ci hanno costruito questo pezzo di identità. Nel momento in cui desiderano smettere e fanno un percorso residenziale o comunque interrompono il consumo, si ritrovano completamente isolati da un punto di vista sociale. Se le uniche amicizie sono legate alle sostanze, devi ricominciare da zero. E questo non potrebbe non essere un compito facile, perché poi se la mia qualità della vita è bassa, al di là del fatto dell'uso di sostanze, se non lavoro, se in famiglia le cose non vanno bene, se non ho amici, se la mia vita fa schifo, interrompere una dipendenza è più problematico. I gruppi di autoaiuto sono validi nella cura della dipendenza e nel mantenimento? Sì. A questa domanda rispondo sì, in particolare per alcol, direi che sono stati il primo. Nel caso dell'alcol, direi che sono stati la prima forma di terapia psicosociale, i gruppi di autoaiuto, Alcolisti Anonimi, è un prototipo su cui tante terapie moderne ora si basano. Non entro nella filosofia, nelle caratteristiche di questo tipo di interventi, potrebbero non essere indicati per tutti, ma sono sicuramente un valido ausilio. Sì. Predominano le cognizioni o le emozioni? Come
Esiste una senza l'altra? Probabilmente no. Per ogni emozione c'è una cognizione. E questo è l'approccio cognitivo-comportamentale. DCA tipo binge come addiction? Però ho risposto in privato, così per facilità. Perfetto. Se no, magari ne avevi troppe, non facciamo in tempo. Ok, ok, ok. Altre? No. Okay. Allora, diciamo che possiamo concludere qui col nostro primo webinar. E ringrazio Andrea Ferrari per il tempo e per la relazione interessantissima, come tutti hanno evidenziato anche nei commenti. E per chi ci vorrà essere, il nostro prossimo webinar sarà il 22 febbraio e riguarderà le problematiche nella coppia, sempre legate ugualmente alle problematiche interpersonali nella gestione sempre dei propri stati emotivi. Quindi grazie a tutti e a presto. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata. Buona serata a tutti.